Sono qua di nuovo con un video, questa volta un vlog, dove andrò a parlare sul coronavirus, ma non per quanto riguarda le notizie, perché io non sono la persona adatta per fare questo, ma una lettura dal punto di vista olistico. E comunque dal punto di vista di reazione spirituale. Come avete notato, in molti giornali è stato fatto l'accostamento fra questo virus e la peste. No, tutti tengono a dire che la peste non è uguale al coronavirus, ma queste immagini che ci arrivano di questi accatastamenti di morti ci fa tornare in mente quello che accadeva secoli fa per le epidemie, soprattutto le epidemie dei secoli 600-700, dove appunto si ammassavano i corpi, i famosi lazzaretti. E quindi si va a ricercare quelle reazioni che furono a quell'epoca dei popolani. E una fra le tante è quella che la Chiesa additava le colpe ai comportamenti errati delle persone, come se la peste fosse una punizione divina. E quindi molte persone affollavano le chiese e quindi c'era questa superstizione per chiedere la grazia al Signore. Però c'è un fatto che spesso morivano anche i bambini, i cosiddetti innocenti, no? Allora ci si chiedeva, ma perché questa peste deve colpire anche i bambini che non c'entrano niente, che sono innocenti? L'unica risposta che poteva dare la Chiesa a questa domanda legittima era soltanto che dobbiamo attendere i tempi migliori. Quindi si cercava, come adesso, come viene anche descritto nel Decamerone, di chiudersi in dei gruppi, spesso familiari, e in dei gruppi per aspettare appunto giorni migliori. Quindi facendo un'analisi, dobbiamo quindi stare con questa resilienza, con questa sorta di meditazione, aspettare perché oggi come allora l'uomo non è riuscito a darsi delle risposte, non riuscirà mai. Anche in questo caso non sappiamo questo virus da dove sia arrivato, da cosa dipende. Ci sono molte situazioni ambigue e non si pensava che questo virus avesse che questo virus fosse così epidemico, insomma. Diciamo che se nel Medioevo si dava molta speranza a ciò che era il divino, il trascendentale, anche in delle forme alquanto esasperate, quest'oggi invece il popolo addita le colpe alla politica che non ha saputo gestire questa cosa, o addita le colpe alla scienza che ancora non ha saputo creare un vaccino, o per meglio dire, non ha creato addirittura questo virus in laboratorio. Cioè si danno delle risposte in base all'epoca in cui viviamo, un'epoca che la nostra è lontana molto dalla spiritualità.
Quindi io il mio invito è in questa quarantena che dobbiamo per ora farci ancora tutto aprile e parte di questo maggio e parte di maggio, è un invito a ritrovare se stessi, a sapere aspettare come seppero aspettare i nostri antenati. E vi rammento che la peste fu molto tremenda e che queste cose, questi avvenimenti ci devono far capire che noi non siamo onnipotenti, dobbiamo volgere il nostro pensiero alle persone che stanno peggio di noi. Quindi dobbiamo comprendere la sofferenza, non dobbiamo essere egoisti. Un giorno che torneremo piano piano alla normalità, dobbiamo cercare di essere più empatici. Ecco, questo non è tanto una punizione, ma è l'ultima chance per cambiarci, per cambiare, per cambiarci. Soprattutto nei nostri metodi che abbiamo di rapportarci con il prossimo. Metodi che molto spesso sconfinano con l'arroganza e la violenza. Molte persone, infatti, con questa quarantena stanno reagendo in maniera sconsiderata. Quindi invito invece ad essere delle persone più centrate con se stesse, di riuscire nel vostro piccolo in questi giorni a coltivare degli interessi che prima magari non pensavate neanche di avere. Non aspettate che gli altri vi risolvano i problemi. E soprattutto che non sia il governo certamente loro hanno altri problemi. Non sto qui a dilungarmi di politica, ma dobbiamo pensare a rimboccarci le maniche e essere tutti uniti fra di noi, che dobbiamo essere una grande famiglia, lasciando da parte i nazionalismi. E che tutti possiamo morire, abbiamo nessuno escluso, diciamo la morte è democratica, non guarda in faccia a nessuno, e chi riesce a sopravvivere a questo virus può ritenersi fortunato, come il sottoscritto che ancora ha avuto la fortuna di non incorrere a questo male. Bisogna anche prendere la consapevolezza di che cosa stiamo parlando. E non è un caso che vedendo quelle immagini di New York ci torni a mente il lazzaretto di Manzoni, in cui questi corpi venivano accatastati. Quindi non stiamo parlando di bazzecole, forse ancora appunto la gente non ha metabolizzato bene in che situazione siamo. Capisco che è anche difficile dall'oggi a domani, da una situazione diciamo buona, non dico eccezionale, da una situazione buona ritrovarsi in una situazione di emergenza. Non è assolutamente facile avere la mente lucida. Quindi il mio è un invito in questa situazione di rimanere saldi, di trovare la resilienza, la nostra consapevolezza in questo tempo in cui siamo bloccati, di cercare di creare un qualcosa di costruttivo in questa situazione che ci rende inermi. Questa inermità che già i nostri antenati avevano riscontrato. E
non potevano darsi delle risposte, peggio ancora non avevano diciamo la scienza che c'è adesso, che anche la stessa scienza non riesce ad arrivare oltre a certi non riesce a dare certe risposte ancora. E dovete distaccarvi da quelle che sono quelle forme di pensiero negative che vi possono portare a peggiorare la vostra situazione. E dovete sempre pensare positivo in questa situazione, soprattutto. E dobbiamo essere consapevoli di questa situazione in cui siamo incappati, ma altresì dobbiamo essere consapevoli che se ci affliggiamo di colpe, appunto di punizioni, e non ne usciamo più vivi, insomma, dobbiamo avere questa resilienza che tanto abbiamo propagandato in questi anni, soprattutto negli ambiti della New Age, ma rimaneva soltanto un aspetto teorico, difficilmente si ritrovava nella pratica. A tutt'oggi invece dobbiamo metterlo in pratica e praticare quella che è la resilienza attiva, non passiva. In questo caso passiva, cioè abbiamo una situazione passiva, ma dobbiamo avere una resilienza attiva. Ecco. Non pensate che se siamo bloccati in casa siamo completamente in una situazione passiva. No, possiamo attivare la mente in altre dinamiche, in dinamiche più costruttive e che non ci devono portare alla disperazione. Il mio messaggio è: non lasciatevi prendere dalla disperazione. Con questo ho concluso il mio, diciamo così, il mio, non il mio discorso, ma la mia riflessione, che verranno tempi maturi e dovete resistere e dobbiamo rimanere saldi e ben fermi. Spero che il mio messaggio positivo arrivi a più persone possibile. Vi faccio un mio augurio di ritorno alla normalità. Non sarà più come prima, ma sicuramente sarà un qualcosa di nuovo e magari costruire un qualcosa di più bello di prima. Questo dobbiamo metterci in testa. Bene, con questo è tutto. Un abbraccio di luce dal vostro amico Giacomo. Namaste e al prossimo video.